giusta. Poi decisamente tu mi insegni, per tutta prudenza, a tutela della maglia rosa è meglio stare davanti. Stare davanti, attente, determinate, circondata dalle compagne di squadra che naturalmente hanno tutto l'interesse di preservare e tenere sotto controllo la situazione con questa inglese, con questa britannica che ha tutte, a questo punto, tutte le carte in regola per poter conquistare questo giro, quindi è giusto che ci provino. La vediamo lì in maglia rosa, sempre Eccola. Circondata dalle compagne di squadra che invece sono in maglia bianca. C'è la Villunsen, è il giorno delle passiste adesso. È il giorno delle passiste, adesso vediamo che in questa fase si è rotto il gruppo, il circuito non è difficilissimo ma c'è molto vento anche, e questo chiaramente fa sì che ci possa essere la possibilità anche di vedere della selezione. Ancora Columbia davanti, c'è un tratto di discesa a precedere proprio i chilometri che portano al traguardo. Cosa dici, proveranno a metterla in mezzo la piccoletta Pula e le altre squadre che puntano ancora a ribaltare la situazione in classifica generale? Ma il percorso chiaramente consente anche delle imboscate, però vedere come Emma Pulley, sono brave ormai a guidare, come Emma Pulley lì davanti attenta, appunto aiutata dalle compagne di squadra, non sarà semplice tendere imboscate a questa britannica che oltre ad avere qualità e talento ha anche l'esperienza necessaria. Bubnenkova, la buba davanti. Bubnenkova che è in testa al gruppo, tiene anche lei alta l'andatura. Bubnenkova che ha anche un discreto spunto veloce, potrebbe anche andare a sì, fare la volata. La finisher, no, di solito lei è una che prova a mettere il naso fuori, a approfittare la volata affollata, non trova tra le protagoniste Bubnenkova, però sul gruppo ristretto potrebbe fare qualcosa. E qui fa sempre piacere, viva le giovani, se sono campioni fioriranno, ma lei ha, altro che, ha già fatto vedere grandi cose, la neo campionessa d'Italia l'Umbra, Monia Baccail, ci diceva stamattina, almeno la coccola ad essere passata nel trasferimento dal Tirreno, in qualche maniera, eravamo in Toscana, all'Adriatico, vicinissimo a Marciano, il suo paese. Abbiamo tagliato proprio a metà l'Italia per questo giro donne che concluderà nel sole, almeno si spera, di Grumonevano in Campania, passando per l'Abruzzo, e qui vale lo stemma che ormai quasi tutte hanno sulla maglia, forza Abruzzo. Ieri era proprio la scadenza di un parziale anniversario nel segno dei mesi trascorsi dal brutto giorno del 6 aprile, dalla brutta notte del 6 aprile. E anche il Giro Donne porterà tributo alla popolazione, alla meravigliosa popolazione dell'Abruzzo. Pedalan, altro momento in cui si rilancia l'andatura davanti. E a proposito di Abruzzo, abbiamo visto con maglia Fassa Bortolo Top Girl proprio Alessandra De Torre, che l'aquilana Alessandra De Torre, che sente aria di casa. Domani la partenza sarà da Fossa Cesia, quindi siamo già in Abruzzo, e quindi eccola lì, la vediamo in seconda. Eccola qua posizione. Proprio, l'aquilana tutta ad un pezzo. Noi diciamo sempre Castelvecchio Calvisio, 1100 metri, lei quando apre la finestra vede il Gran Sasso. Era a Bergamo, stava partendo per l'Olanda quando gli è arrivata la notizia, e poi ha trascorso nella vicinanza proprio dei suoi parenti più stretti, ha perso un parente anche alla lontana, ma ha perso un parente, ha trascorso un mese nella tendopoli proprio di Castelvecchio Calvisio. L'abbraccio a tutta la famiglia De Torre, e naturalmente una volta di più l'abbraccio doppio alla gente d'Abruzzo. Col numero 7, lei che ha vinto l'oro ai giochi del Mediterraneo, la trentina di Mattarello, Luisa Tamanini, prova ad allungare, a tirare il collo alle avversarie. Luisa Tamanini prova ad uscire dal gruppo, è evidente che tutto è complicato perché le velociste con le loro squadre, soprattutto le due squadre leader di questa corsa, vale a dire Team Columbia Aeroad e Cervelo, non si lasceranno naturalmente scappare questa occasione, che è la prima tra l'altro riservata alle velociste. Quindi da elogiare il tentativo, da sottolineare il tentativo di Tamanini, ma purtroppo non avrà un esito positivo, ed è sempre anche con il numero 44 Valentina Bastianelli. È una delle ragazze, dicevamo, del gruppo Visentin Rigato, uno dei gruppi, anzi forse il gruppo. Vedi il vento, sì, vedi il vento laterale che rende tutto più difficoltoso, vedi in coda al gruppo quanta fatica si vero, faccia per mantenere il ritmo. Bisognerebbe saper fare il ventaglio, ma poi il ventaglio è bestia bruttissima, perché se non sei capace a farlo, il vento proprio ti rimbalza dietro. Sì. Sai chi sono le brave, le fortissime? Le olandesi, loro sono abituate sui canali. Mi ricordo ancora la tappa di Ceneselli, fu un esercizio indimenticabile. Vinse la grande Zulfia Zula Zabirova allora, ma nei primi chilometri proprio le olandesi spiegarono in riva al Po come si fa il ventaglio. È esercizio che tu mi insegni, dico, decisamente complicato, ma molto efficace se si riesce a farlo nel modo giusto. C'è anche Nicole Brandli, l'elvetica, che dovrebbe essere il punto di riferimento della bigla,
le forti della Nürburgring, la squadra dove l'anno scorso c'era Editha Pučinskaja, dove invece quest'anno c'è proprio Amber Nibben e la giovane Claudietta Hausler in classifica ieri fino a... eccola qua, parlavamo e naturalmente le immagini sono subito andate al dettaglio della giovane tedesca che ieri finalmente, rispetto alle aspettative della vigilia, poi mortificate nelle prime frazioni, ha dimostrato comunque di valere qualcosa. Forse la giovane età non le ha consentito di capire da subito la difficoltà di questo giro. Sì, è uscita la distanza ieri nella dura Clemilda tappa, Fernandez, brasiliana. Nella dura tappa appenninica, riuscendo ad arrivare in terza posizione, proprio emergendo dalle retrovie e dimostrando naturalmente, se mai ce ne fosse bisogno, il suo grande talento. C'è la Boyd dietro Diana Ciliute, ancora Nicole Brandli, corron coperte proprio a mortificare, almeno a esorcizzare il disturbo di questo vento, a volte traverso, a volte nella schiena. Se continua così il rettifilo che porta all'arrivo, ha già prenotato Cerchiolino Rosso in Ayoko Teutenberg, ma molte speranze sono anche per la nostra Giorgia Bronzini, ridata in pista, la velocista più forte da noi, quale ragazzo della Titanè di Safizzara. Dicevo, nel rettifilo dovrebbe, se continua così, soffiare dietro, soffiare, quindi a favore, aiutare, essere favorevole. In effetti c'è molto vento, ma sul rettilineo d'arrivo, come hai detto, soffia a favore, appunto, quindi questo renderà molto veloce il finale, perché è anche più agevole controllare naturalmente. Assisteremo molto probabilmente a un arrivo, uno sprint, a meno di imprevisti e a diciamo così, qualche attacco di qualche finisher, assisteremo ad un arrivo in volata molto veloce e probabilmente ad una sfida tra le grandi velociste del gruppo. Abbiamo parlato di Ayoko Teutenberg, però anche Kirsten Wild è colei che ha vinto il prologo a Scarperia, senza dimenticare naturalmente la nostra Giorgia Bronzini e poi alcune altre che possono sicuramente inserirsi nella lotta. Tutte le migliori nascoste nelle prime posizioni con le gregarie, con le atlete di riferimento in squadra per il lavoro duro in partenza. Sta succedendo tutto così, si tenterà naturalmente ai road di portare Teutenberg nella miglior posizione, e poi se la giocheranno le altre, le italiane che non sanno ancora, almeno non hanno squadre approntate in maniera così, dico, quasi scientifica. Ormai le due straniere, Cervelo e Airod, davvero sanno fare la volata come serve fare una volata, e avere Martinello in postazione su questi discorsi credo che sia il massimo in questo senso. Sì, però stiamo vedendo in questa fase Safi Pastazzara Titanedi, che ha preso decisamente in mano la situazione. Questo vuol dire che Giorgia Bronzini sta bene e che naturalmente vuole farsi portare nelle migliori condizioni, nella migliore posizione per poter sprintare. 3 chilometri all'arrivo ci prova, non fatevi ingannare, campionessa di Slovenia Sigrid Corneo, doppio passaporto, la lecchese, oltre 30 anni di attività sulle strade, già maglia verde dei Gran Premi della Montagna nel giro del 94, quello vinto proprio da Michela Fanini prima che cominciasse l'egemonia Luperini. Lei è davvero la decana, la veterana, eccola, grinta vita e sport insieme al suo Walter Gini in ammiraglia, prova nel finale Sell Italia Ghezzi, prima aveva provato la Boyd, adesso